il punto della situazione Covid in Abruzzo, uno sguardo in apertura sia alla campagna vaccinale ma anche all'andamento dei contagi, questo in particolare poi lo approfondiremo con i nostri servizi. E intanto nel pomeriggio di oggi a L'Aquila è prevista la riunione dell'unità di crisi regionale che dovrà appunto analizzare gli ultimi dati. La lista dei comuni in zona rossa al momento è ferma a 11, dei quali 7 in provincia dell'Aquila e 4 nel Teramano, una lista che però potrebbe cambiare già da domani, per esempio con l'uscita ventilata dalle misure più severe di Giulianova e o altri centri abruzzesi, in particolare nel Teramano. Intanto è in decisa accelerazione la campagna vaccinale. Si va verso l'allineamento alla quota prevista per l'Abruzzo dal generale Figliuolo, che è commissario straordinario. La nostra regione deve arrivare a 11.000 somministrazioni giornaliere. Siamo, è vero, ancora al di sotto, ma ora davvero di poco. Si stanno rivelando utili in questo senso gli Open Day o le Open Week AstraZeneca, promossi dalla Regione e dalle ASL. Previa prenotazione ci si può presentare per ricevere una dose del vaccino AstraZeneca precedentemente rifiutato da altri. La campagna ha consentito e sta consentendo soprattutto ai più giovani, nell'ambito comunque della fascia di età interessata che va dai 60 agli 80 anni, di anticipare la somministrazione anche di oltre un mese rispetto alla precedente prenotazione attraverso le piattaforme in uso. L'Open Day AstraZeneca, dopo L'Aquila e Pescara, replicata anche a Vasto e San Salvo, potrebbe appunto tornare a Pescara dalla prossima settimana. Invece a Ortona oggi via alla somministrazione dei vaccini Johnson & Johnson, accesso anche qui riservato agli over 60 che hanno effettuato la prenotazione sulla piattaforma delle poste.